Ciao! Allora, benvenuti nel video dei flop, perché abbiamo anche dei flop nel mese di novembre. Questa volta i flop ci sono davvero e parto con il primo. Questi sono i dischetti di cotone della Shaka. Sono 50 dischetti struccanti, 100% puro cotone. E li ho trovati in offerta all'OVS, per questo li ho presi. Per 50 dischetti ho il prezzo, prezzo pieno 1,50 euro, prezzo in offerta 0,99. Questo è il dischetto. Ci siamo capiti? Ecco, allora, non vanno bene per niente, sono sottilissimi, perdono i pelucchi, si sfilacciano, cioè sta nevicando. Mamma mia. Non vanno bene per rimuovere il trucco, assolutamente, perché io solo per il detergente viso, quindi non per gli occhi, solo per il viso devo usarne tre, perché non assorbono il detergente, sgocciola, non riesco ad applicare sul viso, appena vado un attimo a passare fa il buco, lascio i pelucchi, sugli occhi assolutamente no, perché perdendo i pelucchi negli occhi non è il caso. Non vanno bene neanche per rimuovere lo smalto, perché comunque devo metterne, non posso premere, quindi devo metterne due uno sopra l'altro, e assolutamente questi sono i peggiori dischetti che ho mai provato. Oltretutto 1,50 euro a prezzo pieno non è neanche poi così poco. Quelli da discount sono meglio e quindi super bocciati. Secondo flop che vi mostro, e questo non è un vero e proprio flop, ma è più che altro un prodotto che ho provato, fa più o meno quello che dice, ma sicuramente non ricompro. E si tratta di questa crema della L'Oreal, qui ho il vasetto. Questa è la Revita Lift, antirughe più extra rassodante, trattamento peli normale miste. Allora, questa col vasetto in vetro, che bello pesante, ha il suo tappino di chiusura, quindi comunque era abbastanza sicura e quasi igienica. Devo dire che ha la profumazione classica crema, sa proprio di classica crema viso. La texture è sicuramente più leggera rispetto a una classica crema, quindi va bene per la pelle mista, ma io l'ho usata alla sera, sia nel periodo estivo che adesso con il freddo, e alla mattina mi trovo con la pelle lucida, quindi non è che è proprio che usata alla sera può anche andare bene, perché comunque idrata un po' la pelle, anche se la lucida un po' troppo e la unge un po' troppo. Sicuramente non di giorno, perché poi vado a truccarmi e è meglio di no. Quindi è una crema che non ho visto questo effetto extra rassodante, non ho visto l'effetto antirughe, è una crema idratante, che comunque sia si può trovare anche al supermercato, quindi magari in offerta. Crema idratante, nulla di più per la sera. Per la sera, perché sicuramente non per il giorno, se poi andiamo a truccarci sopra, se no durante la giornata siamo tutte belle lucide e non è il caso, quindi 6 meno. E andiamo avanti. Ultimo prodotto per questo mese, e anche questo non è un bocciato, ma è più che altro un io non lo compro. Scusatemi, lo so. Allora, è questo siero da notte della linea riparazione per i capelli dell'Yves Rocher. Questo è un campione. Comunque, mi sono segnato il prezzo. Per 150 ml 7,95 euro, è un punto verde, quindi non ci sono le promozioni in negozio. Allora, è la novità di questo momento. Dice di essere un siero da notte per i capelli, senza siliconi e senza parabeni. Va applicato sui capelli asciutti e dovrebbe ripararli. Si lascia agire durante la notte e poi dopo, la mattina dopo, si va a pettinare. Basta. Allora, io così l'ho fatto, ma non ho visto nessun miglioramento. Devo dire però che alla mattina si pettinano i capelli, non sono unti, non si sporcano più velocemente, non devo fare più shampoo più frequentemente, quindi per questo ottimo. Però non ho visto neanche i lati positivi, perché i capelli sono sempre quelli, non so se perché faccio l'enné e quindi tendono a essere abbastanza riparati, ma anche solo sulle punte dove sono un po' più secchi non ho visto questa grande differenza, e quindi mi sembra un po' un effetto placebo. Però ho sentito dire da chi lo usa di
fare un bel trattamento il giorno prima di fare lo shampoo, quindi di fare un bel trattamento proprio tipo una maschera, mettere un bel po' di prodotto e poi lasciarlo agire. Potrebbe anche andare bene in questo caso, ma sicuramente è un prodotto che a me non dice niente. È vero, non sporca i capelli, non li appesantisce, quindi non ha lati negativi, ma non ho visto neanche lati positivi. Allora, questi erano tutti i flop o semi flop del mese di novembre. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come si trovate. Io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così non perderete le prossime recensioni beauty e verrete avvisate quando le carico. Non ne posso più di questa storiella e alla prossima, ciao!